Costanza Caracciolo e Bobbo Vieri hanno perso il bambino, il comunicato. Costanza Caracciolo e Bobbo Vieri, un aborto spontaneo per la showgirl. Costanza Caracciolo e Bobbo Vieri annunciano di aver perso il loro bambino. E con un comunicato stampa che la coppia ha scelto di dare questa dolorosa notizia. Solo ieri, 7 novembre, la rivista Chi dava la notizia sulla gravidanza di Costanza. Ma qualcosa sembrerebbe essere andato a male. I due si sono ritrovati costretti a fermare le voci circa l'arrivo di un loro figlio. La coppia afferma di dover dare questa notizia con molto dolore. Il destino ha voluto che questo non fosse il loro momento, hanno annunciato Costanza e Bobbo, che da poco tempo stanno insieme. La coppia chiede a tutti di rispettare questo terribile momento. La Caracciolo avrebbe subito un aborto spontaneo, che l'avrebbe portata a perdere il suo primo figlio. Grande dolore per la nuova coppia che si ritrova a dare questa triste notizia a tutto il web. Da ore, infatti, circolava la notizia di questa presunta gravidanza. Il comunicato di Costanza Caracciolo e Bobbo Vieri, la coppia affronta un grande dolore. Ci ritroviamo oggi a dare una dolorosa notizia, che riguarda la gravidanza di Costanza e Bobbo, i due nel comunicato hanno rivelato, e con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media. La coppia ha poi continuato, purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. E, infine, Costanza e Vieri ci hanno tenuto a fare una precisa richiesta. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita. La coppia si ritrova, dunque, ad affrontare un duro periodo della loro vita. Le loro parole si percepisce il grande dolore che stanno attualmente provando. Costanza Caracciolo e Bobbo Vieri perdono il loro primo figlio. L'amore di Costanza e Vieri riuscirà a superare questo terribile momento? Ieri vi avevamo dato la notizia sulla gravidanza della Caracciolo. Ma oggi ci ritroviamo costretti ad informarvi sull'aborto che ha portato Costanza a perdere il suo primo figlio. Ci uniamo al dolore della coppia, che si ritrova attualmente a vivere un periodo davvero triste.